Il 10 agosto 1962, giorno di San Lorenzo, patrono di Toffia, il sole ardeva alto nel cielo. Durante la solenne funzione che si svolgeva nella chiesa dedicata al santo, il tempo mutò, scatenando pioggia, lampi, tuoni e saette. La chiesa fu presa in pieno da un fulmine che terrorizzò i presenti con un gran boato e luce abbagliante. Dopo pochi secondi di stordimento, i fedeli, sbigottiti, si guardarono intorno e, vedendo che tutti erano rimasti illesi, gridarono al miracolo. Il fulmine, però, aveva strappato di dosso i vestiti ad una giovane donna, lasciandola completamente nuda. Se ne può dedurre che anche i fulmini hanno le loro preferenze.